figura, giusto, se succede la zero, non dobbiamo dire la zero. Ciao, l'abbiamo inserito come nota specifica. Prego, pezzi. Pezzi. Sono sostanzialmente d'accordo. Due cose però, mi sembra il nucleo con reddito ISEE pari inferiore alla soglia di 6.000 euro, tutti uno, mi sembra che si poteva valutare un po' di più questo punto qua. Dall'altra parte, entro nel merito più che altro del tipo di delibera. Mi sarebbe piaciuto avere un confronto anche con i criteri delle precedenti graduatorie, in modo da vedere di fare i confronti di parametrazione diversa e dove si va ad intuire tra le graduatorie fatte con i criteri fino ad ora e le graduatorie che vengono messe in atto adesso. Cioè, cosa cambia nelle graduatorie cambiando i criteri di assegnazione dei punti. Tipo, comunque quello che vedete anche oggi, gli uffici sono assolutamente aperti a disposizione. Ma io voglio se mi non mi interessa un po' la mia, ma però prego Filippo se ti ricordi. La delibera è evitata il precedente delibera che aveva assegnato gli 8 punti. I precedenti 8 punti erano assegnati sempre con un criterio, cioè punteggi progressivi sulla base della presenza sul territorio, quindi da 0 a 5 anni era da 0 fino a 4 anni, da 5 a 10, 10, 15, 15, 20 anche prima. Poi c'erano due punteggi che erano sulla base della presenza nel numero di figli minori e di oltre 65 anni. C'era sempre la determinazione dell'ISE poi come ulteriore punto per tener conto del reddito. Questi erano i punteggi che erano precedentemente nella delibera c'è stata la precedente delibera poi richiesta per essere consultata, ecco, questo il fatto, cioè l'ISE riguarda sia retto che patrimonio nei punteggi che vengono classificati. I punteggi che fanno parte del consiglio non devono esserci doppioni di altri punteggi, quindi ecco quei altri punteggi della legge regionale, per cui ecco questi punteggi sono punteggi che sono diciamo ulteriori, completamente diversi, non possono essere aumentati i punteggi che sono già presenti. Questo sono per quanto riguarda la normativa. Io volevo fare un emendamento qua, insomma, infatti bisogna chiedere, insomma, no, tutto bene, ti no, vuol dire, no, insomma, secondo me sono sensato, io chiedo a nome dei 5 Stelle di inserire questi altri tre, diciamo, questi tre, gruppo, le condizioni, praticamente io sindaco volevo, e assessore, volevo inserire, se è possibile, altri tre appunto altri tre criteri, bravo, Enrico, nuclei con figli a carico, punti due si devono. No, la proposta deve essere sostitutiva perché non possiamo aggiungere. No, è l'integrazione. No, non possiamo aggiungere punti all'infinito. Cioè, se li mettiamo da una parte bisogna che non sia sì. Cioè, è possibile avere più punti, poi si arriva fino a 8. No, certo che non possiamo certo aggiungere, certo, non so perché arrivano fino a 8. Quindi deve essere sostitutiva la proposta. Io non è che volevo sostituire le due lì, volevo integrare. Nel senso che non abbiamo possibilità di avere 50 punti, perché se no deve essere. Prego Filippo. Cioè, noi possiamo avere punteggi per arrivare a 15 punti, il massimo che possiamo dare è comunque 8, sì. Cioè, per fare un esempio posso mettere che l'ISE sotto 6.000 dà 6 punti, sì, e l'anzianità altri 6 punti, quindi io avrebbe 12, il massimo che posso dare però è 8, sì. È naturale però che
se io porto tantissimi criteri, cioè arrivando a 20-30 punti, allora a quel punto lì tutti avranno gli 8 punti e quindi gli 8 punti del consiglio non hanno più valore, perché o figlio a carico o ultra sempre, no, adesso sono figlio a carico, sono eccetera, che tantissimi poi arrivano con 8 punti, quindi non ha più un valore forte, insomma. E quindi si mantiene sempre la parte di base, e come un po' ma insomma, io ho sentito anche la specificità della presenza del laboratorio, che secondo me è interessante, perché le gente che vengono alla vita che vengono alla laboratoria e non è mai... Adesso c'è no, se tu aggiungi anche all'assessore la storicità, la presenza in laboratorio, e poi dunque avete situazioni di comprovato già no, sotto le motivate, non è che io mette a caso sotto le motivate. Mirko, non vorrei ricordare lo sfratto esisteva, perché poi era un'arma per... Allora io ho messo perché, siccome come ben saprai, in una situazione economica difficilissima, no? E che persone effettivamente in difficoltà, con magari dei figli a carico, mi viene venuta fuori perché è la problematica andare a fine mese. Questo era il mio intento, non era l'intento privilegiare i furbi, anzi, ti ho detto che hai fatto bene a mettere il fatto che se uno c'è già non può avere un'altra casa, se no non ha senso. Ecco, gradirei anche questo riguardo a farlo, se è possibile, risolviamo la cosa della casa che è stato tu, Flavio. Magari chiedendo l'altra se se l'acquista da loro, vedeva se riusciamo, e dopo la vita va bene, insomma, è possibile. E soprattutto, Flavio, stiamo partendo il caso di De Mulino, di Via Mulino. Cioè, dico, gli è fermo o no sul caso? Spero che perché finalmente se che dà la... No, rispondo brevemente, sai, praticamente lì è successo che qualche anno fa si è portato al mio libro. Sì, ma si è portato due volte che era pieno. No, è stato già una volta. Dopo l'impresa che aveva vinto appalto con l'altra, si era spiccata su questa gara, è fallita. Ma va. Poi ne è arrivata un'altra, diciamo così, sozza, non so in che modo, c'erano due ditte insomma che hanno partecipato assieme, e una delle due fallite anche secondo giro. Adesso è rimasta l'altra che spero che vada avanti. Speriamo che due, manco una. Adesso infatti il fatto che abbiano demolito è già un passo avanti. Sì, però bisogna farle. Non posso mica farlo io. No, perché sai che lì c'è una situazione a fianco di una casa che vede le problematiche di un punto di demolizione. Si spera che la demolizione sia solo l'inizio, poi che sta un momento di pioggia enorme. Sì, sì, sì. Abbiamo potuto controllare se è. Però per quanto riguarda invece la casa a fianco, che ha preso fuoco, abbiamo già diciamo così, ho offerta un'impresa che sta costruendo le case altre, perché alla fine è vero che può avere una certa cubatura, il centro storico, tutto quel che si vuole, però se non sono loro interessati a... No, lei perché? Cioè, di tutti stiamo trovando, non so, però, così, visto che è casa in aderenza, no? È tutta una unità là. Sì, sì, no. E la posizione... La difficoltà penso che sia attendibile, perlomeno che la abbia un minimo di spazio di conversazione per il lavoro, la ditta che sta costruendo la casa alta, perché altrimenti propone altre imprese... Voi avete fatto la proposta di... Sì, sì. Stiamo facendo la risposta. Vediamo. Vediamo insomma. Beh, sono ora nel tutto ne ha uno dei tre punti qua si devo. No, nel senso che sono interessanti di difficoltà. No, era applicato, non mi interessava. Cioè, mi interessava il fatto della storicità che poi lui mi ha detto che era già, quindi passava di storicità. Perfetto, scusa, non sapevo. Ma il fatto dello strato era applicato, la discorso che adesso viene stazione, è veramente pesante. Volevo darti una notizia, dammi una notizia interna su quella maledetta casa lì di Parigi. No, infatti, che lei finalmente lo... Sì. Cioè. È arrivato 10 giorni fa, questo è sempre nell'ambito della burocrazia nostra, una richiesta della sovrintendenza dei beni archeologici.
di orologio. Calcolo di orologio. Per dire che dopo la situazione con cui ci muoviamo all'interno di questo momento, vabbè, insomma, dai. No, ecco. No, puoi dire poi quando perché si tratta, no? Dimmi, me lo accetti quello lì, no? Che cosa? Dello sfratto? A riguardo, allora, la legge regionale prevede una forma che si chiama emergenza abitativa, certo. Cioè la possibilità di per 2 anni assegnare gli alloggi in situazioni particolari, per cui è previsto lo sfratto, non però per un tipo di morosità, perché cioè, gli sfratti è tipo finita locazione oppure altre situazioni di emergenza abitativa. Non è possibile assegnare tutte le case che si vogliono in quella forma, solo una determinata percentuale, cioè sulla base di quelle che sono fixed, quelle che sono assegnate lì, per far funzionare la graduatoria, per non fare sempre emergenze e basta. Lo sfratto per un tipo di morosità è stato escluso dalla possibilità di avere emergenza abitativa perché diventava una forma di obbligo sul comune, si trovava decine di sfratti e quindi doveva sistemare poi tutte le persone. Sì, tecnicamente. Mi intendevi, non so se si sta capendo solo per il discorso del lo sfratto. L'altro aspetto che riguarda il reddito. Sì, la morosità però con V, una situazione economica. È escluso, ecco, per quanto riguarda la difficoltà economica, cioè il reddito basso, anche lì la legge regionale ha previsto delle modifiche. Dividendo le graduatorie in 2 parti, una parte A e una parte B, che devono essere assegnate nei criteri del 60% quota A, che sarebbe redditi bassi, 40% categoria B, che sono redditi più elevati. Questo perché negli alloggi, negli edifici dell'ADER, non si verificano situazioni di assegnazione completa a persone, insomma, che poi diventa difficile gestire, diventano eccetera eccetera. Quindi anche l'ADER, sia per una questione economica di avere degli affitti minimi per gestire le manutenzioni e sia per avere delle situazioni di visibilità negli alloggi, ha differenziato le categorie di reddito obbligando il 60% categorie basse e il 40% categorie alte, non alte, cioè, ovviamente il limite è un limite di 22.000 euro tutto il lucro, quindi insomma sono comunque basse, però sono già diversificate, quindi porre troppa attenzione sui redditi bassi finisce poi per avere delle graduatorie a cui non si possono assegnare perché devi saltare alle quote di reddito privato. L'ultima cosa se devo dire. No, non so se hai letto sull'Arena di qualche giorno fa, il sindaco di Malavicina. Stavo dicendo la stessa cosa. No, allora secondo me sono io una sì, scusa, con la vicina, perché andavano forse dai, andavano forse dai, probabilmente per forse un po' là, tanto tempo fa. Sapete del Monubio, appunto, esatto, e pur non essendo dal Movimento 5 Stelle, ha capito che è importante recuperare, e quindi lui fa l'operazione, sai bene, lui ha acquistato per pochi soldi un casolare sostanzialmente dove si può risolvere contestualmente sicurezza, ristrutturi una casa che è in abbandono e quindi non consumi suolo, quindi vai a ridare dignità a un quartiere. Ecco, visto il rientro dal patto di stabilità che ho anche ormai già pubblica, no, ti sto dicendo, ma io non ho detto, quando le ore poi la parte del dispositivo. Quello che voglio dire, l'anno prossimo, che ho già detto anche a Flavio, se è possibile fare un'azione simile, cioè vedere magari zone come caselle, se è possibile individuare le zone dove andare come comune ad acquistare delle case fatiscenti o comunque sia messe male, e quindi in concomitanza con aziende della zona fare quel che ha fatto. Sei sicuro che sarà qualificato? Beh, ottimo. Però forse in modalità leggermente diversa. Allora, io ti ho detto, prendiamo spunto dal sindaco Malaspina, che secondo me ha fatto una roba. Certo, però lo so. Allora, questa prima un po'
punto 12 di interrogazione Mirko, punto, cioè io dico che sia, non c'è niente. Poi ho fatto la no, se c'è poi la bravo, sempre per la tua. No, non è questo, è stato detto così, poveretto, non è fatto che... No, aspetta, no, dico, così la mia sentita. Mi sto dicendo adesso che la prossima volta facciamo così. Vai, decide più chiaro, vai. Non è un problema, non è colpa sua, non è tanta pressione. Infatti, procedura, lettura di mozione, se volete, al mio positivo, risposta, votazione. Processo. No, la accettazione della soddisfazione. Allora, la prima interrogazione la leggo io, poi pregherei di farla leggere anche interessati, perché non so se Mirko Moreschi ha il testo. Sì, ce l'ho, era quella di ripartissimo. Sì, perché era un'interrogazione dello scorso consiglio, dove erano presenti entrambi. Però ti è stato consegnato. Sì, a me è stato la risposta da solo che vorrei sentire anche qua. Sì. Quindi vabbè, leggo io. Sì, pure, non sono tanto. Allora, interrogazione con risposta scritta e verbale riguardante i nuovi servizi in centro storico. Premesso che nella delibera numero 31 del 18 agosto del 2015, l'amministrazione comunale dà via alla realizzazione di 6 nuovi servizi in centro storico, che l'opera prevede degli esborsi da parte delle casse comunali e quindi da parte dei cittadini nogaresi, che nella delibera citata non è riportato nessun importo riguardante il costo dell'opera, chiedo che l'assessore urbanistica Flavio Pasini riferisca con risposta scritta e con risposta verbale nel prossimo consiglio comunale i costi sostenuti dai comuni in Nogara per la realizzazione di parcheggi citati in premessa. La risposta all'interrogazione. A riscontro della sua interpellanza del 14 settembre si fa presente quanto segue. Nella delibera della Giunta Comunale numero 31 del 18/8/2011, inerente all'approvazione degli interventi di modifica della viabilità e della realizzazione dei nuovi parcheggi in centro storico, al punto 5 del dispositivo è specificato che la spesa necessaria si farà fronte ai capitoli 890 e 900 del bilancio esercizio 2011. I capitoli di bilancio sovrachiamati sono relativi agli stanziamenti di spesa corrente per la manutenzione stradale e per la segnaletica di pertinenza. Con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale è stata data in carico all'ufficio tecnico per l'affidamento e controllo dei lavori, così come prevede la legge. Spetta infatti agli organi politici dettare sugli indirizzi agli atti e agli uffici provvedere all'affidamento del relativo impegno di spesa. Premesso questi dovuti chiarimenti procedurali, si comunica che la spesa sostenuta è stata complessivamente di €3.068,45 IVA compresa, di cui €2.640 per lavori ed €428,45 per la fornitura della segnaletica stradale e che il relativo impegno di spesa è stato assunto con determina numero 65 del 26/8/2011 del terzo settore. La delibera per la realizzazione di nuovi parcheggi è stata assunta ritenendo che la viabilità del centro, pur con la realizzazione di apparentemente esiguo numero di posti di nuovi parcheggi, potesse essere significativamente migliorata per lo snellimento del traffico e la sicurezza dei cittadini. Questa è la risposta scritta che è già comunque, quindi non so se vuoi... Posso... Sì. Mi spiace non ci sia quel sindaco, perché vuol dire che mi ricordo che lui aveva detto tempo fa che con €80 faceva parcheggi, questi qua. Qua si è speso €512 arrotondando per eccesso, era 512,40, cioè un milione delle vecchie lire per ogni parcheggio fare. Cioè, sembra, cioè, da risolto a che cosa? Chi? Cioè, cosa ha risolto? Sostanzialmente niente, ma... Dipende da chi parcheggia il centro. Ebbene, sono infatti a scopo sostanzialmente elettorale, perché sono chi di dietro no, il segretario. Le elezioni erano già state fatte. Io, ma voi dire che ti te le promesso e quindi no, fai da fatto. Spendo un milione fare un parcheggio, ma te, cioè, ti devi che corri. €3.000 per 4 strisce in terra. Mi ricordo il sindaco che mi ha detto €80 facciamo tutto. Allora mi dico probabilmente che compri una pennellessa e del bianco che con €80 sembra effettivamente pochi, infatti salirà anche qua di me.
3.100 quasi, cioè, quindi voglio dire, insomma, ecco qua il sindaco appunto si arrivede, non so se la sentivo quello che ti ho detto, sindaco. Anzi, più visto, allora per ancora. Stavo dicendo a Fabio qua che il costo di un parcheggio è di 512 euro, sostanzialmente quasi un milione a parcheggio, mi ricordo, un milione da dire. Mi ricordo l'altra volta che mi avevi detto che 80 euro quasi di tutto. Ecco, adesso non so se sta un'altra storia, non so se sta una buttata, buttata lì, però quindi ho passato 80 euro per 6, a quanto parli dei 3.000 euro, che dopo sinceramente credo che non si sia risolto sostanzialmente niente. Sto parlando con voi. Sì, sì, cioè, dico, credo che sostanzialmente non si sia risolto nulla, capisci? Cioè, a me pare, chiaro. Però dico, dai 80 euro che mi avevi detto, siamo a 512, sì, siamo sì, dalla vernice un po' di male. Ah, no, oddio. Questa è la comunque no, comunque non sono soddisfatto perché spero non mi devo allora si trova la vedere. La risposta che è effettivamente questo il discorso, cioè noi ci siamo trovati di fronte a una piazza già fatta dove si sono spesi dei soldi e tanti, e alla fine dare una mano di vernice che dopo rende ancora più indecoroso il discorso, si è optato per fare un lavoro un po' di fare. A parere tuo, questo è il parere tuo, il mio è diverso. Sì, però abbiamo speso anche con i soldi per fare una piazza pasta. Cioè, diamo un taglio a questa storia. Non si può continuamente accontentare di chi domanda una roba. Cioè, quindi, ok, che l'avete promesso in campagna elettorale, che facevate questi, perché avete mantenuto la promessa, ok. Ma insomma, c'è un corretto rapporto con i cittadini, con gli istituti di trasparenza, di dare atto che se tu hai preso degli impegni in campagna elettorale, li assolvi, non è stato niente. Allora, se te lo stai qui, posso essere anche d'accordo, lei che si può dire. No, voglio dire, tu avevi, tu avevi che spendevi molto, molto, molto meno. Ma insomma, ho un po' di più, cacchio, hai 1.000 euro in più. C'è un'interrogazione. Un'interrogazione del Movimento 5 Stelle, ancora datata il 21 settembre 2011. Credo che Rico che sia arrivata la risposta. Sì, sì, no. La quale chiedeva che tipo di stabilimenti venissero adottate alla testa del mondo. No, la puoi leggere o vuoi che l'hai fatta tu? No, niente, la sostanza, come detto appunto, che il problema dei rifiuti è una questione rilevante, soprattutto in occasione di feste come quella del Rinocolenoso. L'anno scorso, in occasione della 24esima edizione, sono adoperate delle stoviglie interamente riciclabili, cioè in polipropilene, ma comunque di plastica sostanzialmente. E la plastica ha un costo ambientale non indifferente, produzione e smaltimento. Esistono da tempo stoviglie in Mater B biodegradabili, le quali non necessitano alcun tipo di trattamento, non prevedono il riciclo in quanto compostabile assieme alla frazione umida. E il Comune di Verona, con un'ordinanza del sindaco Flavio Tosi, 18 maggio del 2010 è imposto per qualsiasi festa realizzata sul foro pubblico della città di Verona vengono adottate solo ed esclusivamente le stoviglie biodegradabili al 100%, quelle appunto che stavo in Mantelbì. Chiedo appunto all'assessore competente riferisca con risposta scritta e risposta verbale, ormai la festa è stata fatta sostanzialmente di quegli stoviglie e riposate che saranno usate nella decisione del Colloso. Prego. Allora, la risposta di riferimento all'interrogazione riportata nel oggetto, numero 12.225 del protocollo del 21.9.2011, si segnala che l'amministrazione comunale, con deliberazione della giunta comunale numero 41 del 7.9.2011, ha aderito all'iniziativa promossa dal Consorzio del Basso Veronese denominata Ecofesta, facendo copie delle linee guida per l'organizzazione di un'ecofesta e di un modulo di adesione.
Pertanto, a seguito di detta adesione, durante la 25esima edizione della festa di Gesù Colenose, che avrà luogo dal 7 al 23 ottobre, saranno utilizzati i materiali in polico, quindi interamente riciclati. Posso aggiungere che sicuramente abbiamo avuto i complimenti da Ecocisi per quanto è stato possibile anche quest'anno, oltre all'anno scorso, il fatto che sicuramente il materiale e quindi quello che è stato messo a disposizione per quanto riguarda il policlorochina ha portato a un minimo che sicuramente il residuo di prodotto secco. Quindi con te ne abbiamo anche parlato per la testa, sì, esatto. Per quanto riguarda il biodegradabile, sicuramente ci faremo carico di verificare meglio, ma a noi risulta che in prodotti estremamente caldi, sì, quindi a vicino ai 100 gradi, sicuramente se uno lo prende in mano rischia di scottarsi in maniera non solo, ma anche niente proprio perché in termini nostrani di un buon lavoro più piatto. Ok, allora facciamo una cosa. Quindi questo è. No, se ci saranno modi di verificare che il materiale del Master B ha resistenza, credo che sia da parte nostra. Faccio un ulteriore passo avanti se è possibile. Esiste una ditta con ragione sociale Applausi, si chiama così la ditta, che fornisce per le feste, come quelle di Gesù Colenose, fornisce tutta una serie di stoviglie, piatti, bicchieri, piatti di ceramica, fornisce tutto il necessario, questa ditta è di Angiari, quindi anche qua nel territorio nostro. Mamma non portare nulla qui. Lo so, mia amica fuori, le sporta alle multinazionali così a bomba, capisci sindaco, appunto, le mezza volte, bravo, lasciamo perdere, vivere gara e tutto quello che io vado io. No. Volevo dire, se io mi impegno se ti va a venire con te, andiamo a vedere questa ditta e ci facciamo fare preventivo, perché per fare 2 chili di plastica. No, perché visto che Paolo dice che Marco B viene delle problematiche, giusto? Secondo te si squaglia con il tuo cuore. Francamente, The Fest è che ne fa tantissime con Marco B, questa cosa non la si chiama. Quando devo organizzare, sono le passate. Detto questo, anche dei conferimenti. No, perché vai nel lungo. Come? Voglio dire che si può. Come? Lo dico dopo che mi hai consiglio. Vabbè, no, detto questo, c'è questa ditta che ti dà tutto l'occorrente, l'hanno usata questa ditta, cioè hanno fatto la prima isola della sala, la cosa della zucca. Che c'era le stoviglie, ti davano tutto, no? Quindi non si butta via niente. E sostanzialmente, cioè, se vuoi sono pronto a collaborare su questa cosa, perché ritengo che la quantità di rifiuti che viene fatta, lei è enorme. Cioè, per sempre un chilo di plastica, lei è plastica, 2 chili di petrolio, 1 chilo di plastica. Come lo vuoi dire? 1 chilo di petrolio. Comunque sia, se il consumo di petrolio potrebbe essere adoperato per scopi più nobili che fare un piatto di plastica che dopo va buttato via. Questo è quanto. Quindi dico, se per voi ti do una mano, andate a scrivere le relative alla plastica, appunto, penso di essere solo. Forza Mirko. No, puoi leggere te, l'ultima, nessun problema, sì, e quello degli altri mi fa il sindaco, te l'ho fatto a te. Sì, dai, dimmi in piedi. Sono fregato, ecco qua, chiedi chi se l'ha dato, sindaco. Chiedi. Quali interrogazioni siano state eseguite per il nuovo nato, sostanzialmente l'interrogazione chiede riguardante la legge 133 del